Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti qua sul canale di Burk e amici di YouTube. Subito dai, un centinaio, 150, 200 like, anche 3-400 se lo volete lasciare comunque per supportare il mio canale, per supportare i miei contenuti. Iscrivetevi tutti, condividetelo con tutti i tifosi del Benevento, con tutti i tifosi della Cremonese, con tutti i vostri amici, con tutti gli appassionati di calcio che conoscete, perché poi il calcio è condivisione, è la bellezza di questo sport, quindi è bello condividerlo tutti insieme. Primo link in descrizione qua sotto, ragazzi, Calcio Store 24, mi raccomando, passateci a dare un'occhiata perché trovate veramente tantissime maglie della Serie A, della Serie B, completini nazionali, maggiori campionati europei e non solo, tute, polo, maglie d'allenamento, tutte veramente scontate tantissimo, in più con il codice sconto B92, ulteriore 15% di sconto su tutta la merce. Trovate maglie come quelle che vedete qua dietro, primo link in descrizione, sarete a 79 euro, non pagate manco, raga, la spedizione, primo link qua sotto in descrizione, non so se ho detto spedizione o descrizione, ma insomma, sempre Perone finisce, quindi passateci, ok? E poi trovate tutti gli altri miei social, se volete passare, mi fa piacere. Allora, Benevento Cremonese 1-1, questo è un punto guadagnatissimo per noi appassionati di Benevento, perché io stasera ho visto veramente, raga, una squadra che gioca a pallone. Una squadra che gioca a pallone è una delle squadre che giocano meglio in questa Serie B insieme a Lecce, e è la Cremonese di Pecchia. Da quando è arrivato l'anno scorso, veramente ha fatto cambiare volto a questa squadra. C'hanno una qualità impressionante che io non ho potuto apprezzare costantemente, sempre durante la stagione, perché comunque seguo l'Inter, seguo il Benevento, seguo le squadre toscane. Poi chiaramente uno c'ha un lavoro, c'ha una vita, quindi non è che può seguire tutte le squadre. Però veramente, quando di tanto in tanto l'ho seguita, quelle 4-5 volte, ho visto sempre una squadra che è ben strutturata. Con questo 4-2-3-1, veramente io, raga, oggi ho visto contro la squadra che mi ha dato la sensazione, insieme a Lecce, di essere veramente una squadra, scritto in maiuscolo, perché se si parte già dalla difesa, con giocatori come Okoli e Valeri, che sono veramente dei talenti molto molto importanti, e poi si passa a centrocampo con Castagnetti e Fagioli, che davanti alla difesa oggi hanno fatto veramente il bello e il cattivo tempo, ci hanno fatto ballare la samba tutta la partita, hanno tenuto in mano il pallino del gioco in maniera veramente, raga, ragionevole, determinata, con classe, con purezza, con una veramente limpidità, una pulizia, ecco. Una limpidità, limpidezza, non so come cazzo si dice, però insomma, ecco, con una pulizia, con una visione di gioco veramente veramente bella. Poi scusatemi se sbaglio qualche aggettivo, ma raga, gli studi sono stati quelli che sono stati, quindi ecco, ho qualche parola, però era per farvi passare il concetto che comunque la Cremonese veramente oggi a centrocampo ci ha dominato e ha tenuto in mano il pallino del gioco veramente con uno sviluppo impressionante. Cioè Fagioli, raga, è destinato a diventare un top player assoluto se continua così, classe 2001. Veramente la Juve c'ha in casa un gioiellino veramente invidiabile. Poi sulla tre quarti anche lì Zanimacchia, Baez, Rafinha, poi anche quando è entrato dopo Gaetano, ci hanno messo in costante difficoltà. A loro gli è mancato onestamente lì davanti l'andà a concretizzare quello che avevano creato, ma soprattutto quello che gli si è regalato noi, perché non è possibile andare a regalare tre occasioni limpide a tu per tu. Paleari, a parte il gol sul pareggio di loro, è stato veramente impeccabile. Ha parato lì, oggi veramente Spider-Man, come l'ho soprannominato io, ha parato di tutto e di più. Veramente, come si fa a regalare delle azioni in quel modo lì, come quel disimpegno di Vogliacco nel primo tempo e come quello scivolone di Foulon nel secondo, dove comunque lì prima Baez, e poi non mi ricordo dopo chi è che si è mangiato il gol, no, prima Rafinha, poi Baez, insomma, due di loro si sono mangiati due gol incredibili. Poi nel secondo tempo, comunque stesso discorso, hanno giocato meglio e probabilmente oggi, raga, meritavano molto molto di più. Noi questo è un punto da tenercelo stretto, da tenercelo forte, che ci fa comunque continuare il nostro percorso, ci fa comunque, ecco, continuare la nostra striscia positiva. Io, se devo trovare degli aspetti positivi oggi, appunto non aver perso contro una squadra che in questo momento onestamente è più forte e gioca molto molto meglio di noi. Questo è innegabile. Detto questo, si poteva anche stare un pochino più attenti, perché poi si era trovato il gol del vantaggio con l'unica occasione che di fatto ci abbiamo avuto, che abbiamo costruito in maniera pulita con il gol di Improta. Poi loro hanno dato subito il pareggio. Mi ricordo, non mi ricordo se ha segnato Baez di loro.
mi sa, boh, non mi ricordo. Sì, Bites ha segnato. E ecco, onestamente c'è da portare porta via, c'è da fare tesoretto questo punto, c'è da fare tesoretto di portare a casa comunque 2 punti in 2 partite con la Cremonese quest'anno, che è più squadra di noi. Ma poi anche quando si va a fare delle sostituzioni, che entra dentro giocatori come Buonaiuto, Casasola, gli buttano dentro Kondo, Gaetano e Ciofani, capisci bene che anche loro hanno una rosa costruita quando in Serie A, e questo è innegabile. Quindi complimenti a loro, perché insieme a Lecce per me è la squadra che gioca meglio. Poi dico che io, come ho detto sempre, per me il Monza come organico insieme a Lecce sono i più forti, però la Cremonese in questo momento ci ha oggi certificato, dimostrato che non è lì per caso. Quindi complimenti a loro, perché veramente giocate molto molto bene, tifosi della Cremonese, siate soddisfatti di quello che stanno facendo, perché onestamente non ci avete da rimproverarvi niente, anzi, veramente vi meritate la posizione che occupate. Detto questo, noi oggi, raga, ripeto e ribadisco, bisogna vedere contro chi giochi. Bisogna vedere contro chi giochi. In questo momento, quando trovi una squadra davanti più preparata, più forte, che fa uno sviluppo di gioco migliore, devi soltanto che applaudì. Noi abbiamo fatto quello che potevamo fare oggi. Onestamente, potevamo stare un po' più attenti dal punto di vista individuale. In certe situazioni potevamo fare un po' meglio. Anche sullo sviluppo di gioco potevamo essere un po' più cattivi in determinate circostanze. Abbiamo sfiorato il gol un paio di volte sul calcio d'angolo con quelle traiettorie insidiose di Calò, ma poi per il resto hanno fatto poco. Anche quando è entrato la Padula, che ha cambiato un po' il sistema di gioco, che ha messo il 4-4-2 con 2 punte lì davanti, poi dopo ha rimesso un po' il trequartista, ha riprovato un po' a cambiare qualcosina in corsa Caserta per cercare di creare scompiglio, ma onestamente ci è riuscito poco, ma più che per demeriti nostri, per meriti di loro. Poi se si va a guardare la partita, comunque tiri totali loro 11, noi 9, tiri in porta 4-4, ma se si va a vedere l'highlights, l'occasione limpide l'hanno avuto tutte loro. Quindi ecco, io non c'ho da recriminarmi niente. Oggi è un punto assolutamente guadagnato. Continuiamo così. Abbiamo ritrovato comunque dei concetti importanti. Difensivamente, anche se oggi abbiamo ballato, ma perché comunque abbiamo sbagliato noi per concedere poi quelle occasioni pulite a loro. Non è che le avevano create proprio loro le occasioni, ci sono create noi. Ci siamo auto, raga, danneggiati oggi quasi. Fortunatamente è andata bene. Però ecco, continuiamo così. Ho visto una Campro oggi anche che ha lottato, ha giocato bene, mi è piaciuto. Calò in crescita. Oggi non hanno brillato onestamente, Insigne e in Prota. Ecco, questo un po' va detto e ribadito. Per il resto, a parte Vogliacco e Foulon, per il resto non c'ho da recriminare niente. Ma anche a Vogliacco non è che gli recrimino la partita che ha fatto, perché la prestazione è buona. Però ecco, su quel disimpegno lì, non puoi dare una palla in orizzontale che sei ultimo uomo col giocatore nel mezzo che lo mandi in porta, perché queste cose non si vedono manco in terza categoria. Onestamente è un errore pacchiano dilettantistico. Come poi, ragazzi, stesso discorso per Foulon. Foulon in fase offensiva non è manco malissimo, ma in fase difensiva difende da prima a seconda categoria. Va detto, ragazzi, questo ragazzo in fase difensiva è scadente, è scarso, cioè è assurdo vedere un giocatore in Serie B che non sa fare la fase difensiva. Dai, è impressionante, è impressionante. Detto questo, c'è rammarico soprattutto anche per l'infortunio di Barba. Speriamo non sia niente di grave, perché si perde un pilastro portante che veramente su quella fascia ci poteva dare delle garanzie importanti, no? Quindi ecco, su questo c'è rammarico. Per il resto andiamo facendo le pagelle del Benevento. Paleari, a parte quella sbavatura sul gol, raga, oggi è da 9, perché ha salvato 3-4 volte il Benevento. Io posso dare tra l'8 e il 9, ecco. Ma raga, ha salvato 3-4 occasioni in maniera colossale. Poi tra l'altro anche il calcio d'angolo su Okoli a distanza ravvicinata, quindi 4 parate da 10, e poi quella sbavatura da 4,5-5. Però ecco, la prestazione è tra l'8 e il 9, migliore in campo. Letizia Glick gli do un 6, Vogliacco 5,5. Barba 6, Foulon, ripeto e ribadisco, non è un giocatore per me da Serie B, quindi oggi bocciato Foulon assolutamente. 5 meno meno. Ionita Calò a Campora, Campora 6,5, Calò Ionita 6, Ionita Calò 6, Ionita 6,5, oggi mi è piaciuto molto. In Prota Insigne 5,5, Insigne 6 meno in Prota. Forte ha combattuto 6. Per i nuovi entrati, Petriccioni sufficiente, tutti sufficienti, dai, per i nuovi entrati. Per quanto riguarda, per i subentrati, ecco. Per quanto riguarda Caserta, oggi un 6, 6 e mezzo, ecco. Non ha né sbagliato né fatto
ne è fatto così bene, ecco, ha fatto quello che poteva fare, onestamente mi sento di questo. Spero e ribadisco anche la partecipazione maggiore al Ciro Vigorito in questo finale di stagione, che è molto 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 importante. Io se andremo in Serie A non lo so, però ecco, oggi è un punto che ci fa tesoretto da mettere in cassaforte e sicuramente continuiamo la nostra cavalcata e ci giocheremo le nostre chance, anche perché raga, ripeto e ribadisco, il campionato è corto, è aperto a tutto, però noi siamo lì nel mezzo, oggi è un punto ecco, da tenerci stretto stretto stretto. Ditemi cosa ne pensate, un bel like, iscrivetevi al canale, se vi fa piacere condividetelo con tutti i tifosi del Benevento, della Cremonese, con tutti gli appassionati di calcio, attivate anche la campana per rimanere informati ed aggiornati, come dico sempre, per tutta la settimana. Benevento Cremonese 1-1, ripeto, ribadisco, pareggio che va stretto a loro e largo a noi, ma il calcio è questo, veramente mi tengo un punto in maniera strettissima. Ditemi cosa ne pensate, come dico sempre, sciabola a tutti. Ciao regà, sempre sempre, forza strega!